Cari amici di Teodora, buongiorno, sono il dottor Patè e oggi voglio presentarvi la rubrica Il meraviglioso mondo della natura. Ho la fortuna di avere come ospite il dottor Garibaldi, che oltre a essere uno dei membri più anziani del dottor Sogni di Fondazione Teodora, è forse il massimo esperto mondiale nell'imitazione dei versi degli animali. Oggi il dottor Garibaldi si cimenterà nell'imitazione di ben due tipologie di animali, la gallina e l'asino. Potete notare la gallina come razzola alla ricerca di cibo? Il dettaglio della mano, il dettaglio della zampa. Ma all'improvviso, che cosa succede? La gallina si accovaccia, si concentra e... eccola! Ha fatto l'uovo! Come ora il dottor Garibaldi si cimenta nell'imitazione dell'asino. L'asino è un animale molto diffuso sulla nostra penisola, tant'è che la nostra penisola, ma del resto tutto il mondo, è pieno di asini. Illustreremo brevemente tre tipologie di asino. L'asino nordico, l'asino centro-meridionale e l'asino insulare. L'asino lombardo, l'asino brianzolo per la precisione, detto anche l'asnin. E faremo l'asnin del Barzanò. Barzanò è una ridente località della Brianza, sita appunto in Lombardia. Partiamo con l'asnin del Barzanò. Andiamo ad eseguire la tipologia dell'asino centro-meridionale, detto anche Ucciuccio, Ucciuccio della costiera amalfitana. Sembrano asini tutti uguali, non si nota molto la differenza, ma è nei dettagli che si nota l'esperienza. Per poi scendere via più, nella nostra splendida e solatia Sicilia, faremo l'asino di Calatafimi, detto anche Usciccaretto. Eseguiamo dunque Usciccaretto di Calatafimi. Cari bambini, come avete visto, l'incredibile abilità del dottor Garibaldi non finisce qui, quindi se avete qualche desiderio particolare, volete sentire qualche verso di qualche animale che vi piace, mandate una mail o fate mandare ai vostri genitori una mail a questo indirizzo e il dottor Garibaldi esaudirà ogni vostro desiderio. Il dottor Garibaldi della Fondazione Teodora vi ringrazia e vi saluta. Au revoir e un bacio.